l'altra notizia di questa mattina che merita un'attenzione, un piccolo commento, è l'assalto alla CISL di ieri, l'assalto alla CISL che tutti avete appreso dai vari telegiornali e quant'altro, da parte del gruppo Action. Anche qui ci sarebbero da fare altre considerazioni, ma noi adesso abbiamo il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo perfettamente d'accordo su quanto lei mette in prima pagina, la buffata della vergogna. Io questa mattina ho fatto un parallelo probabilmente ardito e ho detto che Roma è un po' considerata come la propria donna che si dà in pasto, fra virgolette, agli usurai di turno per concedere grazie e blandire e rabbonire. Questo avviene con Gheddafi, questo avviene con i padani, questo è oramai è un andazzo, direttore, un andazzo diffuso. Sì, io non mi meraviglio di Bossi e dei leghisti che fanno da 20 anni, dicono sempre le stesse cose, hanno fatto di questo attacco alla capitale, che poi questo è il punto, visto che loro si sentono un'altra nazione, no? Hanno fatto la loro bandiera. Io mi meraviglio dei rappresentanti di questa città, del sindaco, del presidente della regione, che si prestano a questa pagliacciata, perché io credo che poi se Bossi fa marcia indietro, ma sappiamo che lui fa una marcia indietro per farne due avanti, bisogna prenderne atto e dire va bene, staremo attenti, ma organizzare questa cosa veramente ridicola, anche piuttosto volgare, in piazza Montecitorio, a chi è venuto in mente? Ma io mi chiedo anche, ma questi geni della politica romana eccetera, ma da chi sono consigliati? Ma non hanno qualcuno che gli dice ma che siete scemi? Scusate a fare una cosa del genere, ma vi sembra il caso di mettersi a mangiare in piazza quella che è in bocca a Bossi? Ma io non lo so, credo veramente che ci sia un imbarazzo, grande imbarazzo. Ma sì, c'è imbarazzo e poi c'è una visione della politica ormai che è diventata un po' da suburra, per usare un termine romano. Certo, sì. Allora, l'altra cosa che mi ha colpito nella giornata politica è stata quella di vedere poi intorno a un tavolo un Bocchino sorridente, unitamente ai vari Cicchito, Gasparri e tutta la compagnia che lei conosce molto meglio di me. Ecco, è un'altra cosa che mi ha di molto immalinconito, no? Perché? Perché non è un passo indietro quello lì, è una ritrovata armonia, no? Di convivio da tavola, direttore. Ma sa, la politica in Italia e soprattutto a Montecitorio è questa da sempre. Allora, Furio Colombo, che è stato direttore dell'Unità con me, io ero con direttore e poi certo, adesso uno degli editorialisti del Fatto, mi racconta spesso che negli Stati Uniti democratici e repubblicani non si frequentano, nel senso che, parlo dei politici, certo, dei parlamentari, certo, ovvio, certo. Cioè, evitano di dare l'impressione delle due parti in commedia, no? Avversari in Parlamento e amiconi al ristorante, sì. Proprio perché hanno rispetto dei loro elettori. Qui in Italia è tutto diverso. Un piccolo episodio: quando io ho cominciato a fare il cronista parlamentare a Montecitorio, parlo del secolo scorso, ero cronista del Corriere della Sera, una cosa che mi sorprese è che seguivo Almirante che faceva dei discorsi roboanti in aula, molto belli tra l'altro, perché era un oratore efficacissimo, e poi alla Buvette, che è il bar di Montecitorio, lo vedevo allegramente, tranquillamente conversare con i comunisti, con i deputati del Partito Comunista. Allora io, che allora veramente ero ingenuo e un po' troppo, chiedevo, ma dico, ma noi non sono avversari, ma come mai prima si attaccano, si litigano? Spesso venivano alle mani, perché erano anche tempi piuttosto cupi, e poi ecco, questo stile non è cambiato, e quindi anche quello che lei giustamente sottolinea, ma come fino all'altro giorno Finiani e uomini di Berlusconi sembravano cani e gatti, adesso fa parte del gioco. Il gioco ormai lo abbiamo capito tutti com'è, quindi
ci sappiamo regolare quando vediamo queste cose, non ci sorprendono più. Purtroppo, però nulla mi ha dato una vertigine come quanto apprendo da Chiara Paolin sul suo giornale a pagina 9 relativamente alla trota antimafia. Ecco, questo mi ha dato veramente una vertigine. L'ho letta prima, quindi gli ascoltatori ne sono a conoscenza. Nella riunione consiliare è stato proposto all'unanimità Renzo Bossi a presiedere il gruppo di lavoro su un argomento come quello delle infiltrazioni mafiose. Ecco, questo mi dà una vertigine, caro direttore, prefigurando quello che potrebbe essere il futuro di questo paese, cioè l'importanza dell'argomento e la consistenza del soggetto relatore. Dunque mi dà una vertigine vera, sì. Proprio sì. Sì, no, ma lei ha ragione, perché io venerdì sera ho visto questo ragazzo che è un buon ragazzo, fallo essere anche cattivo, direbbero i più maligni. Sì, ma sa, quando noi diciamo un buon ragazzo a Roma ci ha già capiti. Detto tutto, cioè. E dalla Bignardi che lo intervistava ed era veramente, faceva cadere le braccia, poverino. Non, che cosa lo può dire? Completamente privo di qualsiasi argomentazione, balbettava, ha fatto anche un po' tenerezza, certo, ecco, sì. Tutto questo però ovviamente anzi aggrava il fatto che, siccome è figlio di cotanto padre, capito, gli si affidino incarichi così importanti. Allora i leghisti che ce l'hanno menata per anni, che loro sono diversi, che loro hanno un modo di, sono puri, duri e puri, sì. che soltanto la qualità delle persone, l'onestà, stanno mostrando la corda. Intanto c'è una carrocciopoli di cui abbiamo parlato anche noi sul nostro giornale, che è impressionante. Cioè, loro, possiamo dire, hanno malversazioni esattamente come negli altri partiti, cioè la percentuale di malversatori o di persone che fanno, che rubano, si può dire, non è inferiore a quella degli altri partiti, anzi. E poi c'è questo nepotismo che è impressionante. E allora ecco, anche la Lega fa lo stesso, segue le stesse orme, ecco, credo con qualcosa di peggio, perché per la verità il PD ha tanti difetti, tanti, ma ecco, il figlio di Bersani non mi sembra che sia, o la figlia di Bersani, non mi coinvolti. Sembra che abbiano incarichi di questa importanza. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie ad Antonio Padellaro, direttore di Il Fatto Quotidiano. No, di Delfino ho visto andare male troppo nella storia. Io preferisco il trota, che tra l'altro l'ha detto scherzando mio papà anche lì un anno e mezzo fa. E da lì l'ho fatto. Sembra una vita, eh? È solo un anno e mezzo fa. Un anno, ma neanche. Ah. Perché è stato il 12 settembre dell'anno scorso. E mi sa che te la sei segnata questa data. 12 settembre, ma sì, perché è stato il giorno in cui tutti i giornalisti avevano detto che io sarei andato a prendere l'acqua al Monviso, che è un po' questo il rito che facciamo tutti gli anni della Lega. E quindi era un po' dire, è lui l'erede. E io quando sono arrivato quel giorno lì ho detto, perché devo farlo io? C'è il capo, verrà lui. E da lì quando chiese a papà, allora il Delfino, Renzo e tutto, gli dice no, per adesso sono una trota. E da lì ho fatto anche le magliette, mi sono divertito, poi ci ho giocato, ho fatto queste magliette in beneficenza. Adesso però tutti ti chiamano il trota. Vabbè, ma è simpatico.